buonasera e benvenuti a tutte le persone che ci seguono in diretta streaming dal sito www.wisp.it. Siamo a Roma, siamo nel quartiere Testaccio all'interno della Facoltà di Architettura dell'Università Roma 3, in cui sta per aprirsi il MOVE Congress organizzato dall'ISCA e dall'WISP. Questo appuntamento internazionale che accoglierà più di 300 partecipanti provenienti da oltre 50 paesi in tutto il mondo per parlare e fare il punto sullo sport per tutti internazionale, quindi pratiche, iniziative, politiche, strategie verranno affrontate, discusse e si confronteranno le varie realtà esistenti adesso al mondo. Abbiamo qui con noi Carlo Balestri, responsabile delle politiche internazionali WISP, benvenuto. Benvenuto, grazie per il benvenuto. Allora, stiamo per iniziare, abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi noi nel frattempo iniziamo la nostra diretta e poi inizieremo a seguire i lavori non appena prenderanno il via. Cosa possiamo dire di questo MOVE Congress? Quale sarà il punto focale di questo incontro? Dunque, il MOVE Congress affronterà i temi della riqualificazione urbana, fondamentalmente sia da un punto di vista architettonico, per cui urbanistico, ma anche da un punto di vista sociale. E qua dentro ci stanno tutti i sani stili di vita, per cui gli stili di vita attivi, ma ci sta anche una città a misura d'uomo, una città quello che possiamo pensare, come possiamo ridisegnare la città del futuro. Su questi temi, su questi basamenti saranno impostati da 3 giorni di congressuale. Allora, un appuntamento importantissimo perché qui si incontreranno tutte le persone, le associazioni che operano nel campo dello sport di base, nello sport sociale per tutti, e realtà che vengono da tutto il mondo. Questo stesso evento si è svolto infatti in diverse parti del mondo negli anni precedenti, ma è proprio un appuntamento internazionale atteso e molto condiviso. Sì, siamo riusciti l'anno scorso ad ottobre appunto a portare in Italia l'evento a Roma durante anche il semestre europeo a guida italiana, e l'evento comunque l'anno scorso si è svolto a Parigi, a Barcellona, anni precedenti a Parigi, a San Paolo, a Francoforte, sempre a Copenaghen, sempre città comunque con una certa attenzione a queste tematiche. E ci sono delle buone pratiche, dei momenti di riflessione abbastanza importanti. Quest'anno abbiamo portato per esempio l'esperienza di Seattle, che dal punto di vista della riqualificazione urbana è una delle città più importanti al mondo. Abbiamo portato comunque il Dipartimento USA della Casa Bianca, che agevole favorisce la campagna Let's Move, quella di Michelle Obama. E le esperienze saranno molte, molto interessanti, e soprattutto noi abbiamo anche inventato una modalità, inserendola una parte anche data in mano degli archeologi, per riscoprire attraverso quella che era la città romana, cioè il periodo romano, i sani stili di vita di allora, l'urbanistica di allora, la parte sociale aggregativa di allora, e capire come è cambiato da allora ad adesso e che cosa ci può servire di quel tipo di esperienza rispetto al futuro. Quindi un momento, diciamo, esterno a questa sede del congresso, e che comunque momenti di attività e di attività motoria, di attività insieme, si svolgeranno anche qui durante gli orari, diciamo, del congresso. Sì, assolutamente. La coerenza del congresso è data anche dal fatto che si parla di alcune cose, si mettono anche in pratica, per cui è un congresso da un certo punto di vista informale, o comunque molto formale, ma informale nei modi e nelle modalità, e cercherà di avere una sintesi perfetta alla fine delle 3 giorni. Benissimo, allora nel frattempo qui la sala sta continuando a riempirsi, siamo nell'aula magna, come dicevamo, della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma 3, e inizierà il MOVE Congress con una plenaria in cui diversi ospiti, diciamo, introdurranno i temi che verranno presentati in questi 3 giorni. Ci puoi presentare brevemente gli ospiti che saranno qui con noi? Certo, avremo comunque il presidente chiaramente di ISCA, per cui Mons Kirkeby, il presidente della WISP nazionale, per cui Vincenzo Manco, altri ospiti per la presidenza del Consiglio dei Ministri ci sarà il dottor Panebianco, delegato da parte del ministro e sottosegretario Del Rio, poi c'è per il Comune di Roma, per cui delegato da parte del sindaco c'è l'assessore Luca Pancalli, e poi ci sono altri ospiti che interverranno durante il corso. Allora, sì, ricordiamo che tra poco ascolteremo qui con noi anche Jean Camille, diciamo teorico dello sport per tutti, che ci presenterà proprio questa idea, questo concetto dello sport per tutti. Un grande teorico.
Ricordiamo che il MOOC Congress è realizzato in collaborazione, con l'appoggio appunto di queste realtà che sono rappresentate qui da Luca Pancalli, eccetera. Sì, in appoggio col sostegno del Comune di Roma, della Regione Lazio e poi con un patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Benissimo, allora ti ringrazio Carlo, tanto sicuramente ci rivedremo in questi giorni e ti lascio i lavori che stanno per iniziare. Va bene, buon movimento a tutti. Allora, come anticipato, approfittiamo della presenza di Jean Camus dell'Università di Lione, teorico dello sport per tutti, quello che ha creato le prime definizioni dello sport per tutti. La ringraziamo per essere qui, buonasera. Buonasera, grazie. Allora, ovviamente la prima domanda che ci viene è: cos'è lo sport per tutti? I think that if we use the expression as it is, that means that everybody has the right and the possibility to do sport. I think if we look at what has happened, maybe translate. Presentiamo anche Alexander Marche che ci aiuterà nella traduzione degli interventi degli ospiti stranieri. Personalmente, se si usa il termine sport per tutti come significato, è quello proprio di coinvolgere tutte le persone in uno sport. I think that if we look at what has happened during the 30 last year, the increase of participants in sport, we may have thought that spontaneously everybody will go to sport. Se vediamo nell'ultimo anno la partecipazione nello sport per tutti sta aumentando, una cosa molto positiva. It's clear that since 10 years we see that there is a kind of wall. In average the European population is blocked at 50% of people doing that, 75 in the Scandinavian country, 25 in the south of Europe, and we can't, there is no progress on going there. Se vediamo gli ultimi 10 anni c'è un blocco di attività sportiva nella popolazione europea, il 75% a livello scandinavo e il 10% a livello europeo. So it's clear that there is something which is needed if we want to improve the situation and that we need special approach and special means to operate and to let people practice, more people practice sport and physical activity. Quindi, visto la situazione dell'attività motoria in Europa, c'è bisogno di attività e politiche per aumentare lo sport per tutti e aumentare la possibilità alle persone di fare sport. Una domanda: da quando ha teorizzato lo sport per tutti ad oggi è aumentato, cioè vede delle differenze tra quello che pensava allora e quello che nella pratica succede? Probably one of the reasons what has been called sports for all is necessary. From the beginning it has been conceived as something which is not necessarily linked with high level performance, but which is mostly a practice of physical activity, even in a competitive surrounding, but without the objective to be a champion. Dall'inizio sport per tutti è il modo per fare sport senza obiettivi di agonistici, quindi è aperta la passione di tutti. Yeah. Sorry. Then I think that if we don't find different ways of practicing sports, there is no chance that all the population will really be involved in sport. So we need to have different approaches of physical activity and sport. Se non troviamo nuovi modi e approcci per lo sport, sarà sempre più difficile coinvolgere persone nell'attività sportiva. Perfetto, vi ringrazio, lasciamo un attimo la parola al palco perché è iniziata la cerimonia di inaugurazione, poi in caso continuiamo la nostra chiacchierata. And cross-sector collaborations to create real change in getting more people more active in many cities all over the world. That's what we are here to try to do. The Congress is brought to you by WISP and ISCA with support from the Municipality of Rome, region of Lazio, and the Congress has also had patronage from the Italian Presidency of the Council of Ministers Department for Regional Affairs, Autonomy and Sport, for which we are extremely grateful.
We hope that this Congress will inspire you. In the days ahead, we're going to hear ideas and inspiration from lots of people. We're going to collectively learn. We're going to use the inspiring city of Rome as one of our backdrops for a workshop tomorrow afternoon. And tomorrow evening, we're going to meet the mayor of Rome, and we're going to give him over 1,000 ideas that we have generated ourselves at this Congress. During the whole Congress, we're going to build a library of ideas for you all to take home. So this is a participative and interactive Congress. But enough of me, let's get on with our welcome talk show. We're going to spend about half an hour in some kind of TV talk show. So I'd like to imagine that you've switched the TV on and we're here in some kind of news night environment. We're lucky to have some brilliant guests. We're really honoured that you've joined us. And I'm going to try to facilitate a rapid fire, short answers, Q&A that I'm going to try and facilitate. We are on social media, so if you want to join in the conversation, you can tweet using the hashtag MoveCongress. And if you'd like to ask a question to any of the guys here this evening, you can use the hashtag AskMC14, and I'll have a quick look at the Twitter feed as we go through. To get us going, we'd like a short introduction, and it's my pleasure to welcome Elisabetta, who is the director of the Architecture Uniroma. Thank you for coming to our talk show, and thank you for letting us use your facility. I know you'd like to say a few words of welcome. Over to you. Grazie. Prendo questo. Ecco. Diplomite in Gran Bretagna, sta aggiungendo gli ospiti. Allora, il mio compito è molto ristretto, io sono qui semplicemente per dare il benvenuto a tutti gli ospiti e a ringraziare gli organizzatori. Valentino, direttore del Dipartimento di Architettura, Università di Roma 3. Sapete che la parola facoltà è scomparsa purtroppo dal vocabolario che riguarda l'università, quindi le facoltà, questa è la Romagna e tutte le aule che avete visto, si chiamano Dipartimento. Il Dipartimento di Architettura, come voi potrete vedere anche nella vostra cartellina, perché mi hanno detto che è stato inserito il nostro dépliant che spiega la storia di questo complesso, il complesso dell'ex mattatoio, che è una factory, una antica costruzione industriale che aveva un destino non proprio felicissimo, era lo stabilimento di mattazione, un abattoir, non so come si dice in inglese, e che è al centro di uno dei più significativi episodi di riqualificazione urbana della città di Roma. Parlavo prima con Pane Bianco, in realtà nell'intero complesso del mattatoio è ospitato il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3, dall'altra parte l'Accademia di Belle Arti e il Macro, cioè il Museo Comunale. Questa doveva essere la città delle arti, in parte lo diventerà quando tutti i lavori saranno finiti, infatti c'è questa facoltà e non altre dell'Università Roma 3. Voi avrete modo, credo, domani di fare una bellissima passeggiata partendo dal mattatoio, andando verso il Campidoglio, e questa passeggiata, che sarà guidata da Renato Sebastiani, è proprio una delle tante attività di apertura alla città che il Dipartimento di Architettura fa. Quindi questo convegno, che si chiama MOV Congress Open City, ecco, è una delle con le attività del Dipartimento di Architettura ovviamente molti legami che vanno dall'urbanistica alla progettazione urbana. Noi abbiamo aspettato sempre in questa sede la Biennale dello Spazio Pubblico, alle attività legate all'ambiente e alla sostenibilità, alle attività di conoscenza del territorio, al cammino nel territorio. Quindi tutte queste parole che sono diventate un po' degli slogan, ma che si portano dietro tantissimo lavoro. E la cosa più interessante di questo convegno, che tutte queste attività, sostenibilità, conoscenza del territorio, ambiente, no? Si incentrano questa volta sullo sport, e questo sicuramente sarà una
una prospettiva in più alla quale noi saremo contenti di partecipare in futuro, oltre a questo convegno, perché la centralità dello sport è una novità per noi e saremo contenti anche per la progettazione degli spazi verdi, dove lo sport è sicuramente più praticato, di lavorare insieme a voi nel futuro. Grazie. Thank you. Thank you. Thank you. Io mi scuso. And do you, are you gonna stay? Sì, io mi siedo lì e poi dopo dovrò andare, ok? Ok, thank you. Grazie. Ok, thank you. So let's crack on with our talk show, and I'm going to ask Mr. Giovanni Panabianco, who's from the Italian presidency of the Council of the European Union. Thank you so much for coming, and thank you for joining us. Now, according to the World Health Organization, one in three 11-year-olds in Europe is overweight or obese. And the WHO stresses the importance of coordinated partnerships between government, media, communities, and the private sector. So a question I'd love to put to you is, what would you like to see happen to make forming partnerships and working together more effective under Italy's presidency of the Council of the EU? Thank you. And first of all, I move. Yes. I can't talk remaining seated. The Italian presidency gave the patronage to this Congress, so for this reason, but not only for this reason, I think that it's right to talk della presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, al quale Sean Blair, il moderatore di questo incontro, ha chiesto cosa hanno intenzione di fare, cosa possono fare per coinvolgere sempre più cittadini nella attività motoria. First of all, I want to thank you for the invitation. We are very happy to be here. I convey the greetings of the Italian government in the role of presidency of the EU Council of Ministers. I convey the greeting of the Undersecretary of State Graziano Del Rio, who is responsible in Italy for sport. The sport in Italy is a competence of the Prime Minister. And the Prime Minister gave the delegate to the Undersecretary of State to the Presidency of Council of Ministers. We are also happy because Rome now is in the center of sport at the national and international level for the Congress, for the MOVE Congress, and we absolutely share the objectives of this Congress. We absolutely support not only during the presidency, but ministro also Del Rio, ministro dello sport, e risponde alla domanda che ha fatto Sean Blair sull'obesità, che uno su 11 ragazzi europei sono obesi. Cosa può fare l'Europa? The HEPA conference, the conference organized by the international World Health Organization in cooperation with the European Commission, another event under the patronage of the Presidency of Council of EU. Sure. But we also host in Rome the meeting of the EU Sport Ministers yesterday at the Ministry for Foreign Affairs. Consiglio Europeo dei Ministri. And it was a very interesting moment, very interesting debate, in which the enhancing of physical activity was absolutely at the heart of the debate. So we are happy to be here. We want to thank the organization for having chosen Rome for this event. Thanks to my friend Morgan, and thanks for all the organizers. You also managed to have made this Congress in a particular perfect way, also from the weather point of view, because the weather was very nice and it helps for the physical activity. Now, if I may, at that junction, I think you might have been reading my questions. Yes. My next question was going to be to Vincenzo. Vincenzo Manico, who's the president of WISP, the Italian Union of Sport for All. My question was, Mr. Manico, welcome. Thank you for joining our talk show. Why has WISP partnered with ISCA to host the MOVE Congress here in Rome? Tra
Intanto buonasera a tutti e benvenuti nella città eterna. Ma noi l'abbiamo fatto per una ragione molto semplice. Abbiamo da anni ormai questa collaborazione con ISCA, abbiamo fatto questa scelta strategica dal punto di vista culturale, abbiamo poi la fortuna, diciamo, di avere rappresentanza Filippo per quanto riguarda la parte di ISCA Europe come presidente, e lo abbiamo fatto perché in Italia, se guardiamo i dati di Eurobarometro e se guardiamo i dati dell'Istituto di Statistica italiano, noi continuiamo ad essere come paese la maglia nera d'Europa per quanto riguarda la sedentarietà e per quanto riguarda il tasso di obesità infantile. E dal Move Congress sicuramente arriverà un segnale chiaro alle nostre istituzioni. Mi ha fatto già particolarmente piacere ascoltare le parole del direttore e anche le parole che si evincono dai comunicati stampa del sottosegretario Del Rio nel meeting avvenuto, insomma, in questi giorni appunto a Roma, sul terreno del valore sociale dello sport e dello sport come fattore di salute. C'è da dire che nel rapporto pubblico-privato in questo paese, come dire, abbiamo ancora una distanza da colmare sul terreno diffuso dei rapporti tra associazionismo sportivo e associazionismo di promozione sociale e istituzioni locali e istituzioni regionali e governo. C'è una distanza da colmare tra quello che l'Europa negli anni, dalla Carta di Nizza al Libro Bianco al Trattato di Lisbona, ha invece, diciamo, evidenziato sul terreno dell'importanza della pratica sportiva appunto come fattore di salute e dell'idea di poter pensare, progettare, coprogettare, prospettare città appunto non solo aperte ma città soprattutto attive. Il Move Congress sicuramente darà un segnale chiaro che sarà, come dire, una spinta in avanti per migliorare la cultura sportiva di questo paese. Thank you. And at this junction is a great time to bring in Mogens Kirkby. Mogens is the president of ISCA and he's going to say a few more words to us in a moment. But my question, Mogens, is obviously thank you for coming to your own conference. Thank you. What's your biggest hope for the Congress over the next 3 days? My biggest hope is that instead of having a slaughterhouse of dead meat, that we bring some life into these buildings, not only by being here, but also exchanging ideas. We have representatives from quite a few sectors. And despite we in the sports sector believe that we are very important, we know that if we want to mobilize more people out of sedentary lifestyle, we need all sectors to chip in. So my hope is that sectors connect, people connect, and that some of the solutions will be implemented in cities across the world. And a beautifully short answer, thank you. So I'd like to at this junction introduce you to Dr. Jane Greenberg. We're lucky to have Jane here for more than one reason. She was stuck in New York for 5 hours yesterday, so she's only just made it by the skin of her teeth. She's a member of the President's Council on Fitness, Sports and Nutrition and is District Director of Physical Education and Health Literacy for the Miami-Dade County Public Schools. Jane, thank you for coming. I learned so much last year from the collaborative efforts of everybody here that I went back home, and not only did I take it back to our school district and implement some programs, but took it back to the council. And as you know, the First Lady Michelle Obama has the Let's Move, and we believe that every person should be able to have the opportunity to be physically active where they live, work, learn, and play. And if we can do that and work in a collaborative effort through partnerships, then we've met our goal. Beautiful. Well, welcome. Thank Finally, you. It's my pleasure to welcome Luca Panicali. Luca is the Assessor for Sport and Quality of Life of the Roma Capital. Welcome, Luca. Thank you for joining us. Tomorrow, we're going to be looking at how cities can remove barriers and allow access to sport. Lo sport per tutti è entrato anche nell'agenda politica americana e grazie all'impegno anche di questo congresso spera di portare avanti queste idee. I usually like to joke, and if Giovanni cannot speak on the chair, I cannot speak stand up. I like to speak on the chair. But, never mind.
First of all, I will speak a little in English. My bad English is preferred that I will move on with my language, but otherwise I would like, on behalf of the mayor of the city of Rome, Ignazio Marino, to welcome all of you, and as well as a consigliere of sport and quality of life of my city. Bene, venendo alla domanda, io innanzitutto la vita di Roma Capitale porta saluto di Ignazio Marino, sindaco di Roma. Di aver voluto ospitare qui nella nostra città questo evento al quale io attribuisco un'importanza fondamentale. Venendo alla tua domanda, come possa o si possa migliorare come dire, la salute dei cittadini attraverso anche il ruolo degli amministratori pubblici. Considerate che per la prima volta nella storia dell'amministrazione di Roma Capitale, parliamo della capitale del mio paese, del nostro paese, esiste un assessorato che ha la delega specifica non tanto alle attività sportive, quindi allo sport, cosa che è già avvenuta nel passato, ma quanto specificatamente alla qualità della vita e al benessere dei cittadini. Questo credo che sia fondamentale da un punto di vista, tra virgolette, politico. Significa che la politica, ed io non sono un politico, sono temporaneamente prestato all'amministrazione della mia città, io sono un uomo di sport, nella vita sono un dirigente sportivo, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, per cui è evidente che vivo lo sport da un altro punto di vista. Però per la prima volta la politica dell'amministrazione di una città importante come Roma ha deciso di considerare prioritari interventi sul territorio non tanto per garantire l'attività sportiva, ma quanto per garantire l'avvio di quelle politiche del nudging per stimolare comportamenti virtuosi, l'adozione di corretti stili di vita nei cittadini in maniera tale da migliorare il benessere della cittadinanza. E questo perché? Perché sappiamo perfettamente, e i dati ce lo dicono, che una persona, un bambino su tre che nasce oggi ha un'aspettativa di vita di 100 anni. Quindi il problema non è soltanto di politiche legate a come sviluppare le attività motorie e il benessere, ma come ripensare un sistema di welfare per il futuro che passi anche attraverso le attività motorie e il diritto allo sport per tutti. Thank you. Thank you. Thank you. Now, time is rattling. I'm going to go through just a few more questions before we move on, because I know there are some drinks waiting for us and some old friends that want to meet up. So I'll encourage you all to give sort of short answers and then we can get through more questions. Next up, if I've got another question for you, Mr. Panabianco. Ultimately, this Congress is about trying to create change. That's what it's about. But who, in your view, is responsible for creating change? Is it government? Is it organisations like WISP? What's the role of citizens? Where do you see change coming from in getting more people more active? Ma la mia idea è che il cambiamento nasca dalla governance. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di creare il cambiamento. E chi lo deve fare? Governi, lo Stato? E delle funzioni nel campo dello sport. Lo sport non è un settore governativo per definizione, è un settore nel quale le istituzioni pubbliche devono fare la loro parte e la devono fare sempre di più a livello nazionale e a livello internazionale, ma è importante il dialogo e l'impegno di tutti gli stakeholders. È soltanto da una sinergica cooperazione tra istituzioni pubbliche e mondo sportivo, organizzazioni nazionali e internazionali, enti locali, che si possono realizzare comportamenti virtuosi, durevoli, strutturati e cambiamenti che abbiano veramente la capacità di incidere sulla qualità della vita delle persone. Thank you. Thank you, that's great. We agree too. We think partnership is key. Thank you. Vincenzo, what's the one simple thing, in your opinion, that most cities could do to facilitate getting more people to be more active? What is one simple thing that most cities could do?
Basterebbe riqualificare e ripensare all'idea dello spazio urbano e dell'utilizzo degli spazi urbani. Noi abbiamo un paese che nel tempo ha investito ingenti risorse in impiantistica sportiva tradizionale, che oggi spesso e volentieri è anche, come dire, sottoutilizzata e che ha bisogno comunque di una forte manutenzione rispetto ad una domanda di sport che però si è sostanzialmente modificata, quindi con il rischio di avere le famose cattedrali nel deserto. Credo che sia necessario, sulla base che, di quello che diceva prima l'assessore Pancalli, che l'amministrazione pubblica, le politiche pubbliche siano orientate verso un'idea di sport e quindi anche di impiantistica sportiva di nuova generazione, un'impiantistica sportiva di prossimità, vicina ai cittadini, che portino addirittura a immaginare che per esempio gli spogliatoi o le docce siano la propria casa, quindi costruire anche spazi attrezzati urbani da poter essere utilizzati dai cittadini in qualunque forma, diciamo, libera di movimento, di attività motoria, e su questo è necessario politiche pubbliche di orientamento, quindi scelte per definire risorse, non nel rapporto diretto con l'associazionismo sportivo come la WISP, che ha già acquisito nel tempo competenze, che è capace. Noi l'Università di Ferrara abbiamo costruito da anni un progetto che si chiama Il Corpo va in città, proprio con l'Ateneo della Facoltà di Architettura, e quindi facendo e prevedendo coprogettazione di spazi da utilizzare, zone protette o altro, per fare movimento in totale libertà e sicurezza. Ecco, il pubblico dovrebbe far questo, dare un segnale chiaro di spostamento delle risorse. L'associazionismo sportivo è pronto. Thank you. Thank you very much. Jane, you've been to these congresses before, and it was lovely to hear you say how much you'd learned last time you were here. So what attitude or mindset would you encourage participants that are here for the next 3 days to have? Absolutely to be open-minded. What we're hearing up here is we all have the same global issues and looking for the same global solutions. Idea, Greenberg, quale idee e quali momenti di pensieri devono essere questo congresso? Quali sono gli spunti? Actually move the world. Thank you. I'm going to give the final question before we move on to some words from Mogens to Luca Panicali. Luca, change needs partnerships. Dicendo che la cosa più importante e fondamentale è l'attività sportiva diffusa. To actually create partnerships that create positive change, how do we go about creating better partnerships? Ma io credo che la differenza la faccia il partenariato nel momento in cui, come una casa, il partenariato sia costruito su solide basi dal punto di vista culturale. Io credo che, concordo con quanto diceva poc'anzi il Presidente Manco relativamente alle infrastrutture, aggiungo però che se noi, chi svolge il ruolo di amministratore pubblico insieme all'associazionismo, insieme al mondo dello sport, organizzato o non organizzato che sia, non mettono in moto un meccanismo di partenariato, questo sì, per promuovere una cultura della qualità della vita, dei corretti stili di vita, della necessità di adottare dei corretti stili di vita, io credo che gli impianti poi servirebbero bene a poco. Gli impianti sono lo strumento, ma se noi non diffondiamo una cultura tra le giovani generazioni, soprattutto quelle che oggi ci dicono che la maggior parte, almeno nel mio paese, ma è una cosa che ahimè leggo con riferimento a tanti paesi, il tasso di obesità infantile è in crescita, il diabete alimentare, malattie cardiovascolari, e noi ci confrontiamo con dei futuri cittadini e dei giovani che si muovono sempre meno, ma anche perché lo stesso, come dire, la stessa dimensione del lavoro nel quale ci muoviamo ci oggi consente di muoverci sempre meno. È vero che ci ha dato molte opportunità in più dal punto di vista della diffusione anche solo dell'inserimento lavorativo e dell'integrazione nel mondo del lavoro, ma nello stesso tempo ha comportato e ha determinato
nelle popolazioni il muoversi sempre meno. Per cui io credo che il partenariato debba necessariamente servire per mettere in moto un meccanismo virtuoso dal punto di vista culturale, educativo, formativo, pedagogico della cittadinanza, dei giovani. Ad esempio io penso una città come Roma deve riuscire ad investire di più sulla ciclabilità. È una città che ha una forte domanda di ciclabilità alla quale non riusciamo a dare adeguate risposte, e già quello potrebbe essere importante. Sollecitare, ad esempio, e chiudo, i miei figli, anziché andare a scuola con i mezzi o farsi portare dalla mamma, che è molto più comoda, stimolarli ad andare con una bicicletta a scuola piuttosto che ma tutto questo passa attraverso l'educazione, la testa e la cultura della gente. Io credo che dobbiamo garantire tutti insieme un'inversione di rotta da questo punto di vista. Thank you. Well, thank you all the guests. I'm dangling, sorry about that. I'm so sorry that time is so short and we just got to go through such a little bit, but we just wanted a fantastic opening talk show, and you've really helped set the scene and the flavour. Clearly there are some very serious issues that the Congress is trying to address, and you've given the participants a lovely overview of the challenges that we face, as well as some ideas about how we might wish to go about tackling them. So, ladies and gentlemen, please thank our guests. Thank you. Andrea, ringrazio i partecipanti, ringrazio Pianto Voluto per aver cominciato questo congresso che spero possa affrontare le tematiche dello sport per tutti. I'm going to pass over to Mogens Kirkby. Thank you. Thank you. Thank you, Pan Bianco, for the greetings from the Ministry and the EU Presidency Council. Thank you for the greetings from Mayor Marino, who we will meet tomorrow. Thank you, Jane, for the almost greeting from the First Lady of the United States. I think it was pretty close. And thank you, Vincenzo Manco, President of WISP, for our collaboration the last year. I'm here to officially welcome you to the Congress on behalf of the organizer. We have a Congress with the title Open City, Active City, and to be very clear, it is actually more a wish. It's more vision than the reality. There is a heavy global trend on urbanization. Cities seem to be very popular and attract more and more people who want to be in a city community. It creates many challenges, not least the access to the limited space and especially the very limited open space. I do unfortunately not see this trend stop or start reversing in the near future. Our sector cannot make this trend stop. However, we are in the center of some of the crucial set questions. How much or how little space di questo congresso sono la città attiva, la città aperta, che è in più un sogno che una realtà. Sono due di città affollate, sempre più affollate, creano problemi anche di spazio, quindi un obiettivo se questo congresso creare anche le condizioni per aumentare lo sport per tutti nelle città, città più aperte, città più attive. Citizens, we have our moral duty to put ourselves in the forefront of connecting sectors to finding better solutions for the coming city citizens. That is both political, but also, what I think we will discuss the coming 2 days, more practical solutions. We have done our best to create this platform, this Congress, for taking steps to increase the cross-sector collaboration and find cross-sector solutions. You have invested time and energy to be here. You have invested resources to join us, and we are very happy to see so many representatives from different sectors.
There are public sector representatives, municipalities and ministries. We have private sectors. We have national sport organizations and other sectors who feel a moral duty or some kind of obligation to assist citizens in becoming more physically active. I'm also very pleased to welcome international umbrella organizations joining us here today. The International Workers and Amateurs in Sport Confederation, CSIT, the European Fair Play Movement, and English for Youth. Welcome to all of you. I encourage you to be open and active as the cities we want. Let us make the most out of these next days. Thank you, Mogens. So you've come together to this Congress, and many of you have come a very long way, to work on our shared question. Our question that is guiding this Congress is, how can we get more people more active in many cities around the world? Let me very briefly highlight the Congress process for you before we do a little bit of a warm-up. So tomorrow morning, all of tomorrow and Friday morning, we're going to be hearing ideas and exchanging ideas. For those of you who have come to previous congresses, you've said you want a better balance between people talking at you and you interacting with those ideas. So we're going to be more 50-50 this year than before. We hope that we will generate lots of transferable ideas that you can take back to your own cities to use the ideas that we come up with to create change. Tomorrow afternoon, we're going to be doing some learning in the city of Rome itself, doing some urban orienteering. On Friday afternoon, we bring all of that together and we use all of the learning and ideas and inspiration in an open space workshop. So that's going to be very exciting. We have planned some new experiences for you along the way. This will not be a traditional Congress where you sit there and people talk at you. It's not going to be that way. It's participative and interactive, so we're going to be doing a lot of idea recording, and you'll see these wall charts. By the time we leave, these will be full of the ideas that you have come up with. We're going to be trying to put a lot of movement and energizers, as well as using di questo congresso è scambiare le idee tra tutte le persone di tutte le nazionalità diverse e magari anche di portare le idee di questo congresso nelle città dove vengono tutti i delegati. Il Move Congress non deve essere un congresso serio, tradizionale, ma deve essere un congresso in movimento dove le persone fanno anche interazioni innovative. And to give you a chance to move in a new way, I've invited Tom Curry and Harry Saunders to help us begin our work using our bodies and our voices. Please welcome Harry and Tom from AudioFuel. Thank you very much indeed. Lovely to be here in such a fantastic building with so many great people. There are three things that we need you to do for this Congress to be successful. Three things, very important. The first is to listen to each other, to listen to our speakers, to listen to new ideas, to listen to the new possibilities that working together can start. So very important, we listen. The second thing we need to do is express. Use our voices to share our ideas, to share our frustrations, to share our vision. Listening, expressing. The third thing we need to do, I'm sure you've guessed, given the name of the conference, is to move. We need to be ready to move from our old ways of working, move towards new partnerships, move towards new concepts, move into action. If we can't listen and express and move here,
then how are we going to go back to our own countries and get the people we want to engage to listen and move and express what they want? So, we're going to start with a brief exercise. È quello di ascoltare le persone diverse da paesi diversi, l'espressione, parlare tra due persone e poi il movimento, che è fondamentale per lo sport per tutti. In questo momento iniziano le prime attività motorie che c'erano state promesse, diciamo, nel programma di questo Move Congress. Quindi il presenter sta invitando tutti i partecipanti a questa inaugurazione del Move Congress a iniziare a respirare, a muoversi secondo le sue indicazioni che lancia dal palco. Tutti i partecipanti sono alzati in piedi per condividere questo momento di attività in pieno spirito Move Congress. Anche Jean Camille, che è qui davanti a noi, ha aderito a questa proposta di movimento. Stretching up with our fingers and let's start to bring our hips into action. Good, now getting some movement there. Waking up your bodies. It's okay to smile. You're allowed to enjoy. And now letting it go. Energy fingers out. Oh, send it all through. Fantastic. So a big shrug. Let it out with a. Probably best not to do that on mic. Try that again. One more. Great, maybe I don't need the microphone, that's a lot easier. Okay, so you breathe in, and we let it out through tight lips. So it's... Let's try that again. A bit more flappy. Wonderful. Let's add a note into that. So it's... della Facoltà di Architettura dell'Università Università di Roma 3. Dopo il movimento delle braccia, ora l'esperimento è quello di concentrarsi sulla respirazione. Respirazione che è fondamentale per una sana attività motoria, e quindi si sono fatte le prove qui tutti insieme, i 300 partecipanti all'inaugurazione del New Congress 2014. Ora facciamo anche esercizi vocali. Wow. Nina, 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 Nina. Hands are good. Nina, 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 no. Nina, 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 no. Nina, 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 no. Very good. Okay, so we're in Italy, so luckily the language of music is Italian. So let's go there for a moment. Legato pronto. Legato pronto. Legato pronto. Pianissimo forte. Pianissimo forte. Pianissimo forte. Pianissimo forte. Marvelous. Let's add some words in. We're going to try some different languages because you're very, very international here. So let's. No. We got to do it on the right note. Now, how are you? 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 How
Come va? One more time. Any Germans in the house? No? I need another language. Do you have a German in the house? Would it be VJTS? No, no, disowning my German citizenship right here. Okay, let's go back to how are you for the whole pattern. How are you? Are you ready to do some singing? I think you're ready to do some singing. Fantastic. Okay. So let's get the keys in. Same melody, but we got some other words. What could those words be? Let's have it. Now we move to you. One more time. You're allowed to move your hands. Crossing your arms is even allowed. Fantastic. Okay, so we're going to cut the room in half this way. Yep, that's it. So this side you're going to start off, and then I'll get to you and we'll bring you in as well. Okay, we ready? Now we move. Where are we on the loop? Are we ready? Dall'attività motoria che prevedeva il movimento del corpo, passiamo al riscaldamento delle corde vocali e della collaborazione, della partecipazione. Tutti i partecipanti cantano infatti insieme la canzone proposta dal presenter. Ovviamente le parole sono Now We Move. From up there. Fantastic. Now we move all together. Now we move. Now we move. And you start from the bottom. Now we move. Now we move. Now we move. Now we move. One more time. Can't be stopped. Thank you very much indeed. Beautifully done. Thank you, Tom. Che ha seguito insieme a noi l'inizio di questo congresso e questi movimenti. Cosa pensa di quello che è stato detto fino ad ora al congresso? I think that the topic which has been chosen is absolutely key.
Urban people living in urban cities are more and more numerous, and for them there are different reasons to practice physical activity and sport. Il tema scelto da questo congresso è fondamentale. Le città urbane sono posti dove è più difficile fare sport, e quindi il tema da affrontare è fondamentale. L'approccio, l'atteggiamento delle associazioni che presenti qui le sembra giusto riferito allo sport per tutti? I think it's absolutely good to go in this way. I think at the time we were considering sporting facilities and space as something separate from the ordinary life, and we have to think the urban space as a place where physical activity and sport can find its place and be more integrated in the urban life. Una volta si pensava che gli impianti sportivi è una cosa separata dalla vita ordinaria, ora invece dobbiamo pensare lo sport è fondamentale nella pianificazione delle città urbane moderne. E di questa attività che è stata proposta ai partecipanti, che pensa? I think it's important to consider that sport and physical activities are not only supposed to be defined and to be spoken around words. We have to act and to demonstrate that sport and physical activity is really part of our modern life and has to find its place even in a congress. Dobbiamo pensare che lo sport e l'attività fisica non è solo a parole, ma anche in momenti come questo di congresso. Quindi, diciamo, in conclusione, pensa che l'evoluzione dello sport per tutti stia andando in una direzione giusta per il futuro, per le città del futuro? I think that what has been done already, that means diversification of forms of sporting practice, physical activities, is a key element, and that is in good ways to cover all the range of interest and capacities of people. I think there is another step which has probably to be taken into consideration. Sport has become more and more a bureaucratic activity in a top-down organization, and I think that we have to recreate something coming from the bottom and going up. Allora, una cosa molto positiva è stato lo sport per tutti in questo congresso. Dobbiamo cambiare anche leggermente nello sport, che non deve essere un'organizzazione burocratica dal cima in fondo, ma deve essere una cosa coinvolgente a tutti i livelli. Perfetto, grazie per la sua partecipazione. Grazie. Ringraziamo intanto anche Alex per le traduzioni. E in questo momento si è conclusa la cerimonia, diciamo, di inaugurazione di questo MOOC Congress 2014, che parte adesso ed andrà avanti fino a sabato 25 ottobre, sempre a Roma, principalmente appunto all'interno degli spazi dell'Università Roma 3 nella Facoltà di Architettura. Ci saranno anche però dei momenti all'esterno. Noi vi proporremo altre dirette per seguire i lavori in diretta, sempre visibili dal sito www.wisp.it. E appuntamento quindi a domani alle 9:30, sempre qui da Roma, da Testaccio con il MOOC Congress.